Dunque, allora, Rao Gabriel, artista, videoartista, in questo caso coinvolto in un'operazione di Susie Bledi, e in particolare in questa operazione Iurta, no? Operazione Che ti ha un Iurta. po' che ti Sembra ha... 007, Esatto. 008. Quasi. Dunque, ti ha particolarmente coinvolto come artista. Certo. E quindi, insomma, dal suo divagare, in un certo senso, in questo oggetto simbolico, questa casa nomade, eccetera, tu ti sei ritrovato con dei simboli che ti appartenevano, no? E quindi hai voluto creare un video su questo oggetto, un oggetto che poi tu hai reso astratto, immagino, no? In un certo senso. Sì, diciamo in qualche modo l'esperienza era molto interessante perché la yurta, al di là dei suoi, io sono abituato a vedere le cose e subito a scinderle dal loro contesto di racconto, perché il contesto di racconto chiaramente è interessante, ma anche ne vincola i Lo significati. banalizza in un certo Lo senso. banalizza, lo contestualizza, lo rende Sì, inesportabile, un se déjà vu, lo vogliamo, un déjà conosciamo vu, tutti. una cosa. Sì. Ecco. E processo che comunque è importante, quello del racconto. Io ho visto nella iurta una somma di elementi che forse era ancora più importante dell'oggetto somma. La somma degli elementi è estremamente interessante perché sono componenti geometriche che tra parentesi si ritrovano, come lei mi insegna, in tutta l'architettura mondiale, cioè il cerchio, la raggiera, la cupola che sembra quella del Pantheon portata in miniatura, versione trasportabile, le travi che la reggono, eccetera. Quindi ho voluto assistere al Uno spazio montaggio. abbastanza sontuoso, tutto sommato, soprattutto dall'interno, Assolutamente sontuoso, assolutamente mistico, assolutamente no? Caldo, sacro, saldo. caldo, sacro, una specie di Stone Age portatile. No, perché comunque ha anche questa funzione dal centro di essere meridiana, eccetera. Quello che io ho visto è stato la bellezza, per esempio, del segmento che incontra il cerchio. Il segmento che incontra il cerchio è simbolico da mille punti di vista. E lì nella iurta, nel primo momento di montaggio, sembra proprio esattamente il contributo dell'individuo, dell'identità individuale che approccia al tutto e in qualche modo lo sostiene e in qualche modo ne è sostenuto, quindi il mutuo reciproco rapporto che esisteva in queste comunità e che forse non esiste nella nostra, ecco perché facevo la distinzione tra essere nomadi ed essere Poi pendolari. un oggetto in un certo senso, seppur con delle doti estetiche fortissime, oppure proprio per questo, irriducibili, in un certo senso sono andati all'essenza, no? Sì, all'essenza. All'essenza. L'essenza, infatti, è il particolare che prende la forza del tutto o che addirittura questo tutto riesce a trasfigurarlo. Perché se, prendendo i vari elementi combinati in maniere diverse, in vari momenti, si hanno mille iurte diverse. Infatti il video non è in realtà un video, ma sono una serie di opere in cui ogni particolare, che per me era sostanziale, è diventato un'altra cosa, esattamente come il semaforo era diventato tante storie. Io dicevo che era la profezia di Babilonia attraverso l'immondizia tecnologica, perché il semaforo è immondizia tecnologica, no? Che però parla di un futuro arcaico. È lo stesso problema della yurta, noi ci siamo ritrovati su un campo comune da due punti di vista diversi e in questo modo abbiamo potuto incominciare un percorso di conoscenza circolare, cioè la parte culturale, la parte di racconto, la parte giornalistica, documentale, chi ne più ne ha più ne metta, e quella invece esattamente semantica. Quando una cosa diventa linguaggio, quindi diventa unità di misura che è possibile trasferire e replicare in modi diversi, a tree with many branches, un albero con molti rami, allora diventa da oggetto opera. Mi verrebbe da chiedere che cosa c'è in te, io trovo molto, ma di argentino.
Io sono hijo de puta. No, nel senso questo, no? Questo celebrale, no? Che è molto forte. Assolutamente, io penso che l'Argentina è uno dei popoli più celebrati. Assolutamente, e non me ne vogliano, però io credo che abbia fatto due cose veramente importanti. Una è il tango, ma parlo il tango di Piazzolla, che è comunque un insieme di nomadismi musicali mixati che diventano casa, diventano struttura musicale. E l'altro è Borges, certo. Ovvero l'esistenza dell'inesistente che diventa più esistente della carne stessa. Questo è il significato del simbolo che da teatro diventa sostanza e genera una visione. E tra l'altro mi piace molto perché volendo appunto abbattere muri, no? Da buon architetto invece li dovrei costruire, ma invece li voglio abbattere. È un'ottima cosa. nel campo artistico, sì. Cioè quindi collegando, no, i vari mondi, infatti questi incontri, ognuno ha un tema arte e qualcos'altro, no? E Maurizio Siusi era già abbastanza, diciamo, outsider al mondo artistico, seppur tutte le persone che poi hanno sensibilità e operano nei mondi trasversali, eccetera, fanno arte, e lei lo fa, e poi ha voluto coinvolgere ulteriormente te, e per cui è diventata ancora più un'operazione molto interessante, distillata, anche, sì, no? E anche con tantissimi... tantissimi risvolti, tantissime implicazioni. Esatto, implicazioni anche imprevedibili, perché imprevedibili. Siamo partiti dal simbolo, in realtà siamo arrivati a tante altre cose che, insomma, è bello appunto proprio collegarsi, perché è stimolante, trovo che io ad esempio personalmente trovo più stimolante una rivista di cucina che una rivista di architettura, proprio perché i mondi altri sono sempre fantastici, no? Quindi immagino che la yurta per te è stato un po' questo, no? Anche... assolutamente, per me è stato incontrare un mondo fantastico, è stata anche la sfida, proprio per questo concetto del nomadismo che io incontro come nomadismo urbano. Io vivo a Bow Church, quindi diciamo un pezzo di Londra abbastanza vivace, dove l'idea proprio delle urban nomads è comune ed è vissuta in una maniera estremamente laica rispetto a noi, ed estremamente forse anche più leggera, ma più vera, e trovare l'esperienza del nomade dalla cultura mongola è interessantissimo, perché alla fine... Rivisitato da Siusi, poi. Assolutamente, rivisitato da Siusi, perché comunque quando Siusi la prima volta... La sua lettura è importantissima. La sua lettura è fondamentale, io mi sono trovato e mi interessa la cosa, certo, se fossi andato in Mongolia e avessi visto una yurta, magari mi passava inosservata, certo. Guardavo più se c'era, che ne so, un semaforo piuttosto che un pozzo di petrolio. Però... dalla sua lettura, in cui lei parlava appunto di arcaico futuro, di oggetto che diventa concetto, ho detto: se siamo trovati. Quindi assolutamente vedo il tandem assolutamente organico e funzionale a generare stimoli. Le opere nascono dagli stimoli, non c'è il problema di pensare un materiale, una cosa, non c'è problema di tirar su un muro, no. C'è il problema di sentire qualcosa. Ma sai dove, ad esempio, io mi occupo anche un po' di design, e dove c'è l'invenzione, no, il brevetto, c'è sempre da un mondo alto, cioè se tu hai fatto una cosa per tutta la vita e ti sposti in un altro campo, hai molte probabilità, se hai talento naturalmente, di fare un'invenzione. Raramente se tu pratichi solo un mondo. Assolutamente. E quindi questo è interessante. Perché è trasversale, perché è sorpresa, perché come l'arte, il pensiero e la magia sono il meraviglioso accidente, improgettabile, improcrastinabile, imprevedibile, e molto spesso viene dai cani sciolti. Ricordatelo. Sì, bello questo incidente artistico. È questo. Va bene con i semafori.